È finita 2-2, un 2-2 pirotecnico con il Fossombrone, però, che si morde le mani fino ad arrivare ai gomiti. Agonismo, bravura, coraggio, ordine tattico e correttezza, specialmente nel primo tempo ne è venuta fuori una partita intensa e vibrante, un primo tempo, dicevamo, di rara bellezza, squadre con due punte ma con centrocampisti pronti a inserirsi cercando il gol. E le emozioni arrivano subito, al terzo minuto, palla vinta a centrocampo dagli uomini di Fucili, palla bassa, precisione e intelligenza e Pagliari va al tiro, raso a terra alla sinistra di Bracai, Fossombrone in vantaggio. Pagliari in stato di grazia fa impazzire i difensori avversari, ma il Riccione c'è e al decimo si vede, contropiede veloce, palla a Chiere Mateng che sul controllo aereo si allunga un po' il pallone, spara addosso ad Amici, ben appostato. Neanche il tempo di tirare il fiato e due minuti dopo palla ancora per il numero 29 ospite che questa volta non sbaglia e lascia partire un tiro angolato. È il pareggio. Reazione immediata dei padroni di casa che danno pochi riferimenti in avanti con Pagliari che spesso va a cercare spazi e ripartenza a centrocampo e con la squadra che va avanti anche con quattro attaccanti. Al 32esimo palla vinta a centrocampo dal Fossombrone, il portatore di palla sceglie Pagliari che sulla destra uno contro uno e in area fallo sul numero 11 dei bianco-blu, rigore. Dal dischetto Casolla, quarto gol per lui in questo campionato, spiazza Bracai e riporta in vantaggio i suoi. Ripresa subito con due nuovi giocatori del Riccione in campo, ospiti che tentano il forcing ma è il Fossombrone che va vicino al 3-1 al terzo minuto. Tiro da lontano di Pandolfi, è un cognome che non mi è nuovo questo, diagonale fuori. Al settimo calcio d'angolo per il Riccione, mischia in area, tiro da una manciata di metri di Fili, para Amici. Si sosseguono i cambi, applausi scroscianti per tutti i sostituti. Riccione tenta il forcing ma il Fossombrone non permette tanto ai ragazzi di mister Puzzetti e va anche vicino al terzo gol, soprattutto al 34esimo con Conti. Tiro angolato da lontano, para Bracai. Si arriva al recupero, 4 minuti, all'ultimo secondo e forse anche qualche secondo in più, arriva la zampata finale di Ventola. È il 2-2. E tanta amarezza per come è arrivato, ma tanti applausi da una parte e dall'altra. Ci abbiamo visto una bellissima partita e merito anche del Fossombrone e del Riccione.